polizia si dirige verso il faro per rispondere ad una richiesta di aiuto. Oh, il mio tesoro, l'ho perduto per sempre. Qualcuno mi ha rubato la mappa. Si calmi, capitano Timothy. Mi racconti cos'è successo. È stata la rana. Stavo passeggiando tranquillamente quando qualcuno mi ha picchiato in testa e sono svenuto. Quando sono rinvenuto, la mappa del tesoro sepolto era scomparsa. Tesoro sepolto? Su, su, si calmi. La rana, mappe, tesori sepolti. Lei ha avuto un incubo, mio caro. Ma no, no, è vero. Io avevo una mappa del tesoro sepolto e adesso la rana lo farà suo. Non c'è traccia di nave qui intorno. Lei ha letto troppi racconti eroici, caro capitano. Allora non mi crede proprio. La vita di un guardiano del faro è molto solitaria e la solitudine fa brutti scherzi al cervello. Lei si è immaginato tutto. Vede, so per certo che la rana è in prigione in questo momento. Arrivederci, capitano Timothy. Era già sparita prima che si accorgessero della sua assenza. Forse il capitano Timothy aveva ragione. Riavremo indietro la mappa. Rimetteremo la rana in prigione, ne può essere certo. Andiamo, Toledo. A loro insaputa, in questo momento, un sommergibile naviga in fondo al mare. Professore, sei un genio. Non ci troveranno mai qua giù. Con questa mappa e senza l'intervento di Jason il gatto è come se il tesoro fosse già nostro. Infatti, professore, siamo quasi sul posto. L'unico modo in cui la rana poteva attaccare il capitano e sfuggire ai battelli della polizia era di diventare un pesce per nuotare sott'acqua, non ti sembra? Hai ragione, ma certo, come ho fatto a non pensarci prima? Bravo, Toledo, hai risolto il mistero. Ma cosa ho detto? Andiamo a caccia di un tipo di pesce speciale, un pesce di metallo. Quel sottomarino è la chiave di tutti i nostri problemi. Scommetterei qualunque cosa che la rana è là dentro. E io vado a pescarlo. Degli avvenimenti, la rana e il professore portano avanti il loro piano criminoso. È pesantissimo questo baule. Ci deve essere un patrimonio dentro. Non preoccupatevi, lo porterò in... Adopererò questo tubo esterno da siluro e lo farò saltare in aria con l'eterno fincalato. Difficoltà. I miei complimenti, Jason. Hai fatto un ottimo lavoro. Chiedi pure la mappa del tesoro, visto che la desideri tanto. Io invece mi accontenterò del tesoro stesso.